Ciao a tutti amici di extremadura.com, sono Ivan. Vediamo adesso il Rocket Kone Pure Optical al buio. La retroilluminazione LED è soltanto sul dorso, dove c'è raffigurato il logo di casa Rocket. Abbiamo tre modalità di retroilluminazione, quella fissa che state vedendo in questo momento, quella pulsante che attiviamo adesso, fare un paio di cicli, quella qui, e poi ovviamente quella completamente spenta che non facciamo vedere perché non si vedrebbe niente sostanzialmente. Per quanto riguarda la colorazione, è possibile scegliere tra 16,8 milioni di colori tramite una tavolozza che offre più o meno una quindicina di colori circa, 16 colori, oppure creando un colore preferito tramite lo standard RGB. Ovviamente il colore può essere associato al profilo, sono 5 quelli caricati sul mouse, quindi cambiando il profilo caricato, come in questo caso, cambierà automaticamente il colore ed eventualmente anche la modalità di retroilluminazione. Noi siamo passati da una retroilluminazione pulsante, mi pare rossa, a un azzurro color fisso. Non è retroilluminato lo scroll, come potete vedere, quindi per quanto riguarda la retroilluminazione del Rocket Kone Pure Optical abbiamo detto tutto quanto. Un saluto a parte dello staff, alle prossime recensioni.